Da mercoledì a domenica di questa settimana ho una mostra e sono qui a Via Grande. Mi hanno appena consegnato i locali e sono venuto per vedere com'è il locale, per dare una pulita e iniziare a prendere i quadri per cominciare a fare delle prove tecniche. Oggi ne volevo approfittare per parlare di iperrealismo. Volevo fare alcune riflessioni sull'iperrealismo perché proprio in questi giorni ho visitato due mostre di due colleghi e abbiamo avuto, diciamo, uno scambio di idee nel merito delle opere iperrealiste. Ho fatto sapere ad entrambi che avrei fatto questo video e sono certo che poi se lo guarderanno. Ci siamo espressi per quello che pensiamo noi esprimendoci nei nostri generi, nel caso specifico questo genere iperrealista è comune sia a me che a loro due. Uno dei due è solo un iperrealista, l'altro collega invece si esprime con generi di tipo diverso. Uno dei due si esprime esattamente copiando la realtà nel quadro. L'iperrealismo in effetti è la riproduzione quasi esatta di ciò che c'è nella realtà, anzi in alcuni casi è più ricco di particolari rispetto a quello che c'è nella realtà. Però ritengo, almeno per l'insegnamento che ho avuto io, che le immagini vadano interpretate, cioè riportare alla realtà, fare capire che la mela che sto riportando è una mela e che sia molto vicina alla realtà, anzi, se riesco, metto più particolari di quelli che ci sono nella realtà. Che sia una mela si deve capire, ma se la mela è gialla e io dipingo una mela verde e magari qualche particolare lo cambio e lo metto da qualche altra parte per questioni mie sceniche, c'è chi storce il naso perché intende l'iperrealismo come l'esatta riproduzione della realtà nella tela o nel supporto, mentre come me ci sono delle persone che interpretano quella che è la realtà e la riportano sul supporto con delle variazioni o quantomeno pensano se ci possano essere delle variazioni che migliorino o che facciano vedere quel soggetto come ci appare ai nostri occhi, lo fanno. Io non sono tanto d'accordo a riportare la realtà esattamente così per com'è. Mi ricordo che Piero Corpaci, l'iperrealista con cui mi sono specializzato, mi ripeteva spesso, e sono perfettamente d'accordo con questa sua opinione, è che non bisogna scattare una fotografia al soggetto e riportarla nella tela. Perché se no ci trasformiamo in fotografi, non siamo più pittori. Sì, possiamo dimostrare la bravura che abbiamo nel riportare un'esatta riproduzione di quella che è la realtà, ma ci possono dire semplicemente bravi. Questo più che altro è un discorso di accademia, cioè quando ci viene sottoposto un esercizio di riportare esattamente com'è il soggetto nella realtà, nella tela, ci esercitiamo a riportarlo in modo quanto più esatto possibile per dimostrare che riusciamo a mantenere le proporzioni, che riusciamo ad individuare le tinte, per mostrare a chi ci dovrà giudicare che siamo capaci di dipingere e di dipingere bene. La nostra vita artistica è una cosa, secondo me, sempre completamente diversa. Noi nasciamo come artisti. E nell'arte c'è la riproduzione del figurato, se non è un'arte astratta, e quindi del figurativo, ma c'è anche l'interpretazione. Se noi non interpretassimo la realtà e la riportassimo nella tela in un determinato modo, non saremmo distinguibili gli uni dagli altri. Indipendentemente dal fatto che l'inquadratura dello scatto definisce la differenza tra un fotografo e un altro fotografo, se tutte e due scattano una foto in uno stesso punto
con la stessa macchina fotografica, con la stessa apertura, abbiamo due foto identiche. Quello che differisce tra una fotografia e un'altra fotografia è l'arte o l'interpretazione dello scatto che il fotografo ha. E la stessa cosa anche nel pittore. Un pittore iperrealista, secondo me, non può riportare la realtà esattamente così per com'è, ma deve mostrare di essere un iperrealista, ma poi la deve interpretare quella immagine, fermo restando che deve essere sempre, se una vela, si deve trattare di una vela. Ma se diciamo che riportare la vela e riportare una foglia che non esiste vicino perché ho esigenze artistiche che, per cui mi necessita mettere vicino, accostare alla mela una foglia, io lo accosto senza neanche pensarci più volte. La stessa cosa di cambiare le tonalità, perché quell'immagine, pur essendo iperrealista, voglio che il pubblico la veda con i miei occhi e non posso riportare esclusivamente ed esattamente punto pixel per pixel l'immagine della realtà sulla tela. Quindi, a mio avviso, l'interpretazione è fondamentale in quello che è la nostra espressione artistica, qualunque genere, di qualunque genere si parli o si tratti. Ne approfitto per invitarvi alla mia mostra che si terrà da domani, mercoledì 15 luglio 2020, a domenica 19 luglio 2020, dalle 17.30 alle 20.30. Inoltre, se volete mi onorarmi della vostra presenza, vi invito sabato alle 18.30 per un rinfresco. Il luogo è la cantina all'interno della villa comunale di Via Grande, in provincia di Catania. Non ho altro da dirvi. Se volete rimanere informati sui miei filmati, vi potete iscrivere al mio canale YouTube, al mio profilo Instagram o alla mia pagina Facebook, o se volete anche al mio profilo Facebook. Vi saluto, vi rimando alla prossima e vi stringo con un forte abbraccio. Ciao!